Come guardare a questo momento particolare di scuola ai ragazzi, ai docenti e agli operatori scolastici? Per rispondere a questa domanda occorre farsi un'altra domanda, e cioè qual è il vantaggio di questo momento? Il vantaggio è che non si può dare nulla per scontato. E allora si capisce che occorrono delle ragioni che sfidino la concezione di tutte le cose a cui eravamo abituati. E quindi occorrono speranze, relazioni significative, ragioni appunto e motivazioni forti. E quindi bisogna guardare da questo punto di vista a questo nuovo anno scolastico non solo come una ripresa, a un reinizio, ma soprattutto come a un nuovo inizio. Difatti sono richieste nuove iniziative, nuove responsabilità da parte di tutti i soggetti che sfidino quello che sta accadendo. Si aprono di nuovo, per fortuna, le porte delle scuole e quindi bisogna che i ragazzi incontrino delle persone che li aiutino a stare davanti alle difficoltà, alla realtà, agli imprevisti, anche alle incertezze e alle responsabilità che la vita in comune nelle classi comporta, non invece ad averne paura. Presenze significative, cioè che sanno portare significato, sanno portare una proposta nel fare scuola, nel far didattica, nel fare attività culturali, attività insieme. Per questo io credo che questo sia un momento particolarmente fecondo e creativo e di autentica possibilità di cambiamento. Quali prospettive di lavoro, scuola, famiglia, insieme si prospettano in questo nuovo inizio d'anno. Ma individuerei sinteticamente due termini per indicare la realizzazione di un lavoro comune tra scuola e famiglia: corresponsabilità e cooperazione. La pandemia, i mesi di lockdown, hanno fatto emergere con forza l'esigenza di un patto educativo scuola, famiglia, sempre più comunitario, sempre più condiviso, hanno fatto emergere la necessità di concepirsi tutti a servizio della realizzazione di una comunità educativa e hanno fatto emergere la necessità di superare frammentazioni, contrapposizioni per ricostruire un autentico tessuto di vere relazioni educative e costruttive. È un'alternativa questa importante al prevalere del sospetto dell'individualismo e degli individualismi che hanno così fortemente caratterizzato anche gli ultimi anni della vita sociale e anche della vita. Sappiamo che le famiglie di fronte al nuovo inizio dell'anno scolastico non sono tranquille. Come fare a tranquillizzarle? Beh, non esiste una formula magica che risolva il problema automaticamente, ma sappiamo che nella esperienza personale la tranquillità, anche nelle circostanze più faticose, è frutto di ragioni vissute e di un fare insieme, di un aiutarsi tra persone. E la novità che è accaduta nel periodo del lockdown dello scorso anno scolastico nelle scuole è, in effetti, proprio una rinnovata mobilitazione di docenti, di presidi, di studenti, di famiglie, di soggetti, di rappresentanti di istituzioni. Cioè la scuola si è messa in cammino su molte strade a favore di una autentica e nuova educazione. Dobbiamo quindi, davanti a questo anno scolastico, riprendere a lavorare insieme in questo tempo nuovo per sviluppare dei modelli di scuole che si concepiscano proprio come comunità educative, come comunità di apprendimento, ancor di più come comunità di comunità che servano la formazione dei ragazzi, delle famiglie, dei territori e li aiutino a lavorare insieme. Ecco, una scuola che abbia come scopo non solo la trasmissione di contenuti, ma la conoscenza
e la cultura come esperienza di vita nuova e di vita insieme. Questo è una prospettiva che può suggerire un inizio tranquillo.